Venerdì 16 ottobre 2020, amici di InvestV, ben ritrovati e benvenuti a questo ultimo appuntamento settimanale con la trasmissione dedicata alle strategie operative dei top trader. Allora, dopo i pesanti ribassi che hanno caratterizzato la seduta di ieri a Piazza Affari e per quanto riguarda tutti i principali indici di borsa, un timido tentativo di rimbalzo quest'oggi con il nostro FTSE MIB che fa segnare una progressione dello 0,51% a 19.164 punti. Ieri, sotto pressione proprio la soglia psicologica dei 19.000 punti a contribuire a sostenere le quotazioni borsistiche, alcuni fattori. Da un lato, così come abbiamo parlato negli ultimi giorni, se a intimorire nei giorni scorsi erano state le questioni legate ai non performing loans delle banche, in particolar modo quelle tedesche, ieri nel pomeriggio abbiamo avuto le parole di Christine Lagarde che ha, parlando di quelle che saranno le ricadute sul sistema bancario del coronavirus, ha evidenziato come a suo avviso il sistema creditizio dell'area euro riuscirà a passare questo momento di difficoltà. Importanti anche le parole di Donald Trump che ha indicato una soglia superiore ai 1.800 miliardi di dollari i possibili stimoli all'economia statunitense per quanto riguarda appunto anche in questo caso una risposta al coronavirus. Ma prima di andare a vedere quelli che sono gli argomenti più importanti che caratterizzeranno la seduta odierna, facciamo un piccolo passo indietro, andiamo a vedere come sono state le strategie in gara ieri. Allora, per quanto riguarda la squadra gialla, non è entrata la strategia proposta da Gianvito D'Angelo, la sua era una strategia long sull'S&P 500 che si sarebbe attivata solo qualora le quotazioni dell'indice di Wall Street avessero recuperato un determinato valore, così non è stato, dunque nulla di fatto. È andata invece in territorio negativo la strategia proposta da Pietro Di Lorenzo, meno 3,89% per il trader campano, quindi il punto della sfida viene assegnato alla squadra gialla, 14 punti contro i 17 della squadra azzurra. Sul fronte delle performance continua a guidare incontrastata la squadra azzurra, più 39,15% a fronte del più 3,43% della squadra gialla. Ripartiamo da qui e andiamo ora a sentire proprio il capitano della squadra azzurra, Pietro Origlia. Ciao Pietro, buongiorno. Tutti, come al solito, buon trading. Ultima seduta della settimana, eccoci. Di una settimana molto particolare, infatti quelle che erano le preoccupazioni legate a eventuali lockdown delle settimane precedenti hanno poi trovato una concretizzazione proprio nel corso di questa ottava. Ecco, Pietro, vorrei proprio iniziare da quelle parole di Christine Lagarde che, diciamo, è come se avesse messo un po' di acqua sul fuoco che si stava alimentando tra gli investitori proprio per le paure che in primis le banche tedesche potessero insomma avere delle ripercussioni significative, ed è un eufemismo in questo caso, proprio dalla gestione della crisi e dei non performing loans derivanti da essa. Beh, ieri è stata sicuramente una giornata difficile, una giornata che noi ci aspettavamo, l'avevamo già preventivata. Le parole della Lagarde sono arrivate nel pomeriggio, quindi tarda mattinata, inizio pomeriggio, hanno leggermente stemperato la debolezza che era presente sul mercato, sul settore bancario, però credo che sia stata un qualcosa appunto di breve. Credo che i dubbi, i timori del mercato rimangono sempre presenti, e noi non dobbiamo appunto dimenticare che i mercati non avevano fatto i conti con questa seconda ondata, con questa seconda, soprattutto di questa ondata che sta portando molti paesi ad attuare delle misure restrittive. E quindi credo che alla fine le parole che arrivano dalla Germania, da parte della Merkel, sono parole che, nonostante la Lagarde abbia messo leggermente in un angolo, abbia annacquato, come dici tu, credo che le parole della Merkel siano parole importanti, parole da non dimenticare anche nelle prossime giornate, in particolar modo se la situazione a livello di contagi dovesse appunto proseguire la sua risalita. E quindi credo che sui mercati, nonostante la risalita odierna, il rimbalzo d'obbligo odierno che è stato guidato in particolar modo, questo rimbalzo dal recupero di ieri di Wall Street, una Wall Street che sembra aver recuperato sulle parole nuovamente di un possibile, anche in quel caso, accordo tra repubblicani e democratici su
quel famoso piano di stimoli, il recupero di Wall Street ha avuto un impatto sull'apertura appunto dei mercati europei, e però la giornata odierna è importante appunto per capire se la giornata di ieri, quindi di 24 ore fa, quelle forti vendite che non eravamo più abituati, possono avere appunto un impatto anche per le prossime giornate. E ricordo che quella settimana che si sta per chiudere è stata, come dici tu, importante, ma la settimana che si aprirà sarà ancora più importante, perché arriveranno dati macro fondamentali, in particolar modo da quel paese che sembrerebbe essere uscito tra tutto il resto con un'economia in ripresa, ovvero la Cina. A inizio settimana ci presenterà il suo PIL, e quindi lì capiremo se la Cina, il colosso cinese, sia stato quello, tra virgolette, che in questa situazione si sia avvantaggiato nei confronti degli altri, delle altre economie. Ti chiudo, perché noi abbiamo sempre parlato, in primis tu, del settore automobilistico. Dopo 8 mesi di forte discesa, torna a salire il settore appunto automotive, grazie agli incentivi in Europa, quindi questo è sicuramente un dato che oggi fa bene anche al nostro indice principale, con alcuni titoli in ripresa, e anche il settore lusso, con i dati di Louis Vuitton, sembrerebbe vedere la luce in fondo al tunnel. Ricordo che è uno di quei settori che ha pagato ampiamente la crisi del Covid-19. Quindi questo è il contesto in cui ci muoviamo, gli argomenti, gli elementi sono sempre gli stessi, con il mercato che un giorno guarda quelli positivi, un giorno guarda quelli negativi. Quindi in questo contesto, e quindi diventa un contesto difficile in cui muoversi anche gli investitori, anche noi che siamo trader ci muoviamo giornalmente. Ecco, settore del lusso che sta recuperando, e si tratta anche di quel fenomeno tecnicamente definito revenge spending, che è sostenuto grazie proprio ai mercati asiatici, Cina in testa. Ma tornando al settore bancario e andando a vedere nello specifico il comparto italiano, ecco che comunque quello dell'M&A permane un tema molto caldo, in particolar modo che interessa Banco BPM, con la stampa che da ieri già sta rilanciando questa possibile integrazione, o comunque dei negoziati continui fra Banco BPM e Crédit Agricole, con la banca di matrice milanese e anche veronese, che tuttavia potrebbe essere tra le protagoniste del processo di integrazione anche all'interno dell'area nazionale. Insomma, bisogna capire. Sul tavolo sembrerebbero esserci 2-3 player interessati all'istituto di credito di Piazza Meda, ed ecco che sappiamo che è già stato dato un incarico all'Hazard di andare ad approfondire queste tematiche. Ma tornando indietro un po' nel tempo, direi che non va nemmeno sottovalutata, non tanto per quanto riguarda MPS, ma quanto è giunto ieri sera sul fronte del tribunale che ha sostanzialmente condannato Alessandro Profumo e l'ex amministratore delegato Viola per i bilanci degli anni passati. Perché dico non tanto per MPS? Perché il mercato questo l'ha già scontato, ma sappiamo benissimo che Alessandro Profumo attualmente è alla guida di quella Leonardo che per il momento ha confermato ai vertici l'ex banchiere, l'ex guida anche di Unicredit, però insomma questa è una partita che potrebbe avere ulteriori ripercussioni guardando più avanti. Peraltro insomma su Viola legge anche la questione Davide Rossi, così come probabilmente andrebbe approfondita anche meglio quella, e va ricordata. Beh, non trova pace la MPS, lo sappiamo benissimo, la crisi della banca senese è partita, si può dire, oltre 10 anni fa con l'acquisto della banca PS, e quindi credo che questo, quello che è successo ieri, sicuramente, oltre ad aver avuto un impatto sulla MPS, l'ho avuto anche su Leonardo, la cui impostazione era già chiaramente un'impostazione di fondo, era già un titolo che dai minimi di periodo aveva rimbalzato poco, e quel rimbalzo che aveva avuto dai minimi di marzo lo aveva praticamente perso tutto in questi ultimi mesi. Quindi anche in quel caso qualcuno che già può immaginare la debolezza del titolo, a cosa poteva essere riferita. Sicuramente, tornando al settore bancario, è quel settore che, visto che noi siamo un listino bancocentrico, è quel settore che potrebbe farci fare il cambio di passo
a livello anche di forza relativa nei confronti degli altri mercati, e credo forse che siamo pronti, siamo vicini dopo il merger Intesa UBI, forse siamo veramente vicini a questo accordo italo-francese, che farà bene sicuramente alla BPM, ma farà bene all'intero settore bancario, perché in un momento come quello in cui stiamo vivendo con il Covid, le unioni, i merger tra istituti sono quelle che anche la BCE ha chiesto per riuscire appunto a reggere la crisi e la crisi attuale. Quindi credo che in caso di unione se ne dovrebbe beneficiare l'intero settore bancario, e sicuramente anche il nostro indice principale potrebbe recuperare parte di quel terreno perso nei confronti degli altri mercati europei. Speriamo appunto che finalmente si veda questo accordo, che quindi possa veramente far bene a tutto. Ecco, peraltro un'indicazione importante: qualora si riuscisse a finalizzare un'integrazione fra Banco BPM e Crédit Agricole in questo caso, ecco che potrebbe prendere il via quel processo di integrazione cross-boarding che tanti vincoli e limiti anche nazionali ha avuto, e sappiamo che proprio nei mesi scorsi la Banca Centrale Europea aveva ammorbidito alcuni ratio patrimoniali proprio per favorire questo. Una notizia che non ha finora trovato molto risalto, ma che secondo me è molto importante in un'ottica prospettica, e riguarda anche la nostra STM, è la notizia, e anche FCA, è la notizia che Foxconn, che è la più grande impresa, inteso fabbrica, al mondo, si parla di una fabbrica che annovera all'interno dei suoi dipendenti ben 100.000 assunti, è in Cina evidentemente, ed è la maggior produttrice di componentistica per Apple, ecco, abbia deciso di allargare il proprio business anche alle auto elettriche. Due considerazioni su questo: la conferma che il futuro è a favore e gioca tutto a favore delle auto elettriche, ma perché dico STM? Perché sappiamo che probabilmente l'area di business che maggiormente andrà a sostenere i conti delle aziende produttrici di chip, che hanno avuto una bella espansione nel corso di tutti questi anni grazie alla telefonia mobile, ecco, avranno proprio nella componentistica di quelle che sono considerate le smart car, ecco, un ulteriore driver di crescita. Quindi vediamo peraltro STM in questa mattina segnare una più 1,27%, certo non è la migliore perché vediamo una Moncler all'interno del FTSE MIB con un rialzo superiore ai 3 punti percentuali, ma lì vi è anche la questione legata per l'appunto al Louis Vuitton, e al tempo stesso proprio quella FCA che fa più 2,49 proprio per quelle che sono le considerazioni e gli accordi fatti con Foxconn. Beh, sicuramente il settore automotive ha beneficiato appunto dei dati, ma soprattutto anche da questa news che è arrivata oggi. Sicuramente fa benissimo al settore. STM, ormai ne abbiamo parlato durante le settimane passate, credo che sia un campione a livello mondiale, e questo accordo conferma ancora una volta la visione lungimirante che è a capo appunto di questo colosso. Quindi l'hai detto anche te, l'elettrico, il green saranno il futuro, e quindi essere già avanti in questo settore vuol dire appunto essere avanti anche nei confronti dei competitor, quindi è una cosa molto importante. Sicuramente potrà avere un impatto non solamente nel breve, ma anche per le prossime settimane, i prossimi mesi. E visto che noi di green ne abbiamo sempre parlato, ieri sera, visto che si ritorna sempre a questo argomento, c'è stato l'incontro, il secondo incontro, Biden e Trump, e sembrerebbe ancora una volta che Biden possa aver allungato nei sondaggi, e la cosa importante è che Biden, e quindi questo dobbiamo anche ricordarlo per le prossime settimane, ha confermato la sua visione di una politica rivolta al green, guarda caso, e a discapito ha detto stop alle sovvenzioni per i colossi oil and gas, quindi per i colossi petroliferi. Quindi anche questo credo ancora una volta che ci conferma che quel settore di cui ormai in questo contesto se ne stiamo parlando ampiamente sia quel settore che nei nostri investimenti dovrebbe essere sempre messo sotto osservazione, e che nei prossimi anni possa veramente dare a chi investe su questo settore sicuramente delle soddisfazioni rispetto ad altri settori. Dai, allora andiamo a scoprire quelle che sono le ultime strategie di questa ottava, e lascio a te la parola.
Oggi ritorna Christian Ciuffa, che aveva debuttato all'inizio del nostro contest, ritorna con la sua operatività, una sua idea operativa sul nostro indice principale. Lo ringrazio per essere qua, quindi oltre a dargli il benvenuto, motivi della nostra operatività, target e livelli di stop. Ciao Christian. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Pietro. E allora, diciamo che mi sono un po' concentrato questa mattina proprio sul nostro indice perché presentava un'operatività short, perché secondo me dopo lo short di ieri potrebbe continuare proprio in vista anche della debolezza di risorse comunque adottate un po' da tutti gli Stati europei, come tu avevi anticipato, anche se c'è una leggera, no, discrepanza tra Stato e Stato o tra la Lagarde e comunque tutti gli Stati che stavano, diciamo, adottando misure restrittive, eccetera. Quindi diciamo che più che altro vedo uno short intorno, con un target intorno ai 18.850, perché credo che si ritorni sul lungo periodo comunque intorno ai 18.000, se non, almeno che se non ci siano poi nel futuro delle misure talmente forti che possono poi invertire quel testa e spalle di lungo periodo, che noi lo vedremo praticamente sul grafico da giugno fino ad ora, un testa e spalle di lungo periodo con un retest che c'è stato proprio nei giorni del 12 ottobre. Quindi secondo me l'operatività ancora tendente allo short per andare a prendere anche il ciclo, quello mediano, praticamente quello a 40 giorni, diciamo, e quindi con un'operatività short di oggi dovremmo andare a concludere poi sui minimi con un primo ritracciamento. Questo è quello che mi aspetto, diciamo, sul breve periodo. Ovviamente lo stop loss sopra il livello dei 19.200, proprio perché comunque va a prendere la candela di oggi, quindi un'operatività abbastanza sobria, non troppo diciamo dilagante. Ecco, nell'immaginario, diciamo, dal punto di vista europeo abbiamo anche una influenza secondo me molto importante per quanto riguarda le varie aziende che, come stavate anticipando, quindi secondo me continuando in questo range di diciamo shortista dovrebbe tornare appunto intorno a un target di lungo periodo abbastanza forte, che poi è confluente anche con un 61% di lungo periodo, perché se tracciamo diciamo un Fibonacci sul lungo periodo, abbiamo diciamo un Fibonacci tendente da maggio fino ad ora, fino ai massimi, troviamo comunque un 61% di ritracciamento abbastanza forte. Quindi quello che posso considerare in questo momento è solamente un'operatività short. Perfetto, quindi in poche parole noi ancora una volta guardiamo a quella soglia psicologica che sono i 19.000 punti, che anche Riccardo all'inizio del nostro incontro ha detto che è una soglia importante e supportiva sotto i quali il FTSE MIB potrebbe andare incontro a riprendere una leggera correzione verso i target appunto che tu hai segnalato. Detto questo, lascio la parola a Riccardo per un'eventuale domanda e comunque intanto ti ringrazio. No, grazie a te Pietro.
Ciao Cristian, ben ritrovato. Guarda, Ciao. avrei una domanda da farti proprio sul nostro FTSE MIB, prendendo Sì. spunto da una considerazione che è emersa nella puntata di ieri da Pietro Di Lorenzo, che metteva, faceva un parallelismo fra quello che è stato l'andamento di borsa a febbraio, fino al momento in cui poi sono iniziati i primi casi di coronavirus in Italia. All'epoca il nostro FTSE MIB che stava mettendo sotto pressione quell'importante soglia resistenziale individuabile arrotondando in area 24.500 punti, si stava concludendo un mese che sembrava podromico all'uscita da un'area di trading range che dura ormai da oltre 10 anni. E poi appunto sappiamo com'è andata la storia, primi contagi a Codogno, poi insomma panic selling, minimi registrati a marzo. Ecco, diceva lo stesso, lo si è visto anche di recente, sembra che a un certo punto il mercato si sia nuovamente svegliato con la questione del coronavirus. Chiederei un attimo alla regia di mettere il grafico e vorrei far vedere proprio questa candela questo è un grafico con un time frame settimanale. Guardate questa candela proprio della settimana che era quella del 21 di febbraio, per intenderci. Guardiamo questa qui anche del mese di luglio che abbiamo vissuto quindi da poco. Ecco, anche tu sei di questa idea che effettivamente vi sia stato un atteggiamento simile, quindi un'euforia legata alle banche centrali, poi una presa in considerazione anche di quelle che in realtà potevano essere le seconde ondate, le difficoltà economiche, una sorta, non dico di lateralità, e adesso, verso l'ultima parte dell'anno, invece una crescente pressione ribassista. Sono d'accordo, io credo che sia un'analisi abbastanza, un parallelismo abbastanza vero, perché diciamo che potrebbe essere una sorta di diciamo, anticipazione di uno short molto lungo tendente verso diciamo, fine anno. Più che altro io vedevo addirittura stavo facendo un po' calcolo mentre parlavi che da dicembre, anzi da gennaio 2019 fino a febbraio 2020, quindi sul giornaliero ovviamente è molto più visibile diciamo, la crescita. Effettivamente il FTSE MIB era cresciuto moltissimo, aveva fatto un 40%, comunque era cresciuto tendenzialmente andando a fare un massimo che era comunque un fine ciclo, quindi ci aspettavamo un'inversione comunque di tendenza su quel massimo a 25.000. L'inversione di tendenza che comunque ovviamente col coronavirus è stato ovviamente difficilmente poi applicata perché poi è avvenuto la pandemia, quindi è stato molto uno short molto più grande. Però secondo me è giusta per questo momento, troviamo un fine ciclo anche ora, cioè nel senso che stiamo aprendo a quella ciclicità che potrebbe garantire un rientro verso il basso. Il fatto che si ritorna ai 18.000, che poi è un massimo di maggio, quindi comunque un primo target potrebbe essere quello sul lungo periodo. Potrebbe essere la stessa identica formazione che si poteva avere proprio in quel tempo. Ora abbiamo ovviamente due situazioni politiche, economiche differenti. Ovvio che non si può, ovviamente, come sappiamo, comunque per tutti i mercati, non si può fare veramente un parallelismo se non si ha ovviamente lo stesso tipo, no? Sia economica che politica, comunque lo stesso tipo di situazione. Però comunque è vero che se andiamo a posizionare, diciamo, la ciclicità di ora sembra quasi identica a quella di un anno fa. Il problema principale però potrebbe essere questo, che comunque stiamo, spero, andando verso una consapevolezza maggiore della pandemia, una consapevolezza maggiore sulle misure che possono essere attuate per contrastare questa diciamo, pandemia, questo
virus, e quindi penso che probabilmente, spero almeno per noi, che non si vada troppo in basso quanto dovrebbe essere, cioè nel senso che quei 18.000 spero siano comunque una zona di rimbalzo verso una ciclicità, quindi di rialzo, e magari tendenzialmente arrivare a quei 22.000 che 320 circa, che poteva essere un target di continuazione. Quindi, secondo me, se andiamo a fare, diciamo, i calcoli dell'oste per ora, diciamo che i 18.000 potrebbero essere un'ottima zona di rimbalzo, e che comunque, tendenzialmente, essendo positivisti verso l'anno nuovo, potremmo avere magari una sorta di rialzo proprio dovuto al ciclo successivo. Ovviamente le banche, tutto lo stress, no, che si è avuto fino ai 21.000 di adesso, quindi parliamo anche di ripresa comunque da dei minimi assurdi, ovvio che ci sia stata un'euforia che ha portato a questo target di lungo, cioè quei 21.000. Ovvio che adesso il rimbalzo, anzi il ritracciamento, dovrebbe comunque essere poi a sé stante, quindi diciamo tendenzialmente arrivando a quel target di lungo periodo, potremmo avere poi diciamo, un respiro e tornare poi verso l'alto. Questo comunque, questo mi sento da poter dire oggi, anche perché teniamo presente che le aziende italiane sono in questo momento, la maggior parte delle aziende italiane sono comunque in forte rinsaldamento, comunque sia dal punto di vista interno che dal punto di vista di esportazione, eccetera. Abbiamo anche, appunto, come diceva Pietro prima, comunque un automotive che tendenzialmente ri potrebbe riuscire a dare sollievo nel lungo periodo. Staremo a vedere. Più che altro, io mi concentrerei per ora sulla situazione di panico che c'è in questo momento. Perfetto, Cristian, grazie mille per le tue considerazioni e ovviamente in bocca al lupo per quanto riguarda la strategia che hai messo in campo e Grazie. bisogna buon fine settimana. Non è, dico a tutti, Anche buon a in te. bocca al lupo, non guardarci della malizia che magari nel grazie mi sembrava. No, crepi il lupo allora. Ciao Riccardo. Ciao Cristian. Ciao Pietro, ciao. Pietro, un saluto anche a te. Noi ovviamente ci ritroviamo lunedì. Passa ovviamente un buon fine settimana e visto che comunque è una settimana importante, quella che si chiude, ma quella che arriva ancora di più, come sottolineavi, sfrutta il tempo anche tu per fare qualche analisi che così poi le sfrutti la prossima settimana per degli ottimi trade, visto che sei un bravissimo trader. Grazie a te Riccardo, buona giornata a te, buon trading e buon fine settimana. Lunedì prossimo. Ciao a tutti. Allora, fatto il punto con quella che è la strategia della squadra azzurra rappresentata quest'oggi da Christian Ciuffa, andiamo a sentire quella che è la strategia della squadra gialla e abbiamo un graditissimo ritorno con noi, quel Eugenio Sartorelli che è specializzato proprio nei cicli e quindi andremo a fare il punto su questo anche con lui che abbiamo sentito parlare di cicli anche Christian Ciuffa. Eugenio, ciao, buongiorno. Buongiorno, oggi ci divertiamo. Ci divertiamo Guarda, perché prima la di mia operazione è esattamente opposta. Sullo stesso mercato, opposta però. E sì, infatti, perché guarda, è stato interessante, prima di andare in onda, vedere che è inusuale in realtà, proprio che avete scelto lo stesso sottostante ed è bello ed è ancora proprio il sale della sfida, vedere una strategia short e una strategia long. Però prima di andare a scoprire quelli che sono i livelli che hai indicato, vorrei farti una domanda. È un paio di giorni che
Nella mia testa continua a girare un numero, è un numero espresso dal Fondo Monetario Internazionale ed è questo, 28 mila miliardi di dollari. Io non so manco come si possa scrivere, sinceramente mi basterebbe averne anche un milionesimo sul conto corrente, sarei felice, però ecco, sono questi 28 mila miliardi di dollari il conto stimato da qui al 2025 del Covid sull'economia internazionale. Al netto di quelle che evidentemente sono delle ricadute particolarmente negative per l'economia reale, come giudichi questo rispetto alla possibilità di investire in un'ottica di medio e lungo periodo e di diversificare i propri investimenti? Così come la leggo io, è un vero e proprio assist per i mercati azionari. E ti spiego il motivo. Questo ha infatti delle implicazioni. Sappiamo che quanto messo in campo finora dalle banche centrali evidentemente non sarà sufficiente per contrastare l'onda anomala, mi viene da dire, che è stimata dal Fondo Monetario Internazionale, tassi che sono già ai minimi storici e rendimenti obbligazionari che non vanno a remunerare di fatto manco il rischio, ma vi è la mano longa appunto delle banche centrali, e presumibilmente gli investitori andranno ancora o ancora di più a ripiegare sulle azioni all'interno della loro asset allocation. Ecco, pensi che se le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale fossero corrette, questo rappresenterebbe un vero e proprio driver per un nuovo Eldorado, mi viene da dire, per le prospettive dei mercati azionari? Beh, in America c'è già l'Eldorado. Cioè hanno una pandemia che è devastante, hanno comunque una situazione economica, andate a vedere i dati economici sulla propensione al consumo, sull'import, l'export, è una economia in grandissima difficoltà, ma la finanza se ne frega, quindi direi che già siamo in quella situazione. Ricordiamoci, tu parlavi anche che dovremmo pagare 25 miliardi, no, non dovremmo pagarli, perché dobbiamo tutti tornare a scuola di economia. Ormai il mondo sempre di più vivrà di debito. E si dirà, ma qualcuno lo dovrà pagare? Assolutamente no, lo pagheranno quelli dopo, e quelli dopo, e quelli dopo, e quelli dopo, lo pagheranno quelli dopo. Ecco, questo è un nuovo mondo che è stato creato, che per il momento funziona. Perché funziona? Perché il Giappone ha dimostrato dal 1900, primi anni 90, che quel mondo lì, che è di fatto il grande esperimento, il Giappone, e funziona da, quindi 90, sono 30 anni, funziona. E quindi finché non si rompe il gioco, e l'unico modo per cui si può rompere, secondo me, è una guerra mondiale, e non credo che accadrà, quindi, questo mondo basato sul debito non farà che crescere esponenzialmente, e quindi i mercati azionari gli vanno dietro. Non trascurate però l'oro, che per me su questi livelli è un buy tutta la vita, cioè l'oro a 1.900 è un buy tutta la vita, perché comunque nelle situazioni di tensioni i mercati azionari scendono e poi c'è liquidità e riprendono. L'oro, secondo me, può salire in tutte e due le condizioni, tensioni e anche perché c'è liquidità, e quindi chi fa gestioni, comunque per una questione di stabilità del portafoglio che è dimostrato ampiamente da migliaia di studi, deve anche prendere oro. Aggiungo che ci sono studi recenti che dimostrano anche che chi avesse messo l'1% di Bitcoin, non criptovalute, Bitcoin dentro il portafoglio, avrebbe avuto un portafoglio più stabile. Così do anche questo stimolo agli investitori di lungo periodo, che andrebbe messa, ecco, anche una piccola, molto piccola percentuale di Bitcoin. Eugenio, hai già dato molti spunti interessanti, peraltro proprio ieri parlavamo di alcune considerazioni e proiezioni in cui si dice che nel giro del prossimo anno, e questo conferma quanto stai dicendo, a livello mondiale il debito degli stati raggiungerà il 100% del PIL. Di tutto il mondo, quindi è evidente che gli stati, non so, come l'Italia, sono già abbondantemente sopra, ma poi sappiamo che, non so, la Cina invece è sotto e via dicendo. A livello worldwide il livello di indebitamento raggiungerà il 100% del PIL. Però ecco, dicevi anche liquidità a favore di oro, e proprio queste banche centrali vanno ad accrescere la visibilità sul metallo prezioso, perché sappiamo che avendo dei tassi negativi o vicini allo zero per quanto concerne il comparto obbligazionario, ecco che il tasso, il costo di sostituzione
va ad avvantaggiare l'oro, perché insomma il costo di mantenimento si va ad annientare. Allora, hai una visione positiva sull'oro e ci sta, hai una visione che vede una crescita del debito sul modello giapponese, però lì sappiamo anche il ruolo fondamentale della banca centrale giapponese, che è anche negli ultimi anni entrata in campo, addirittura andando ad acquistare, così come ha fatto peraltro la Fed nei mesi scorsi, ETF piuttosto che azioni. Per quanto riguarda il nostro FTSE MIB, se scaliamo un attimo l'orizzonte temporale, prima di passare alla strategia long odierna, come vedi questo ultimo scorcio di 2020, anche guardando un attimo i cicli che appunto sono il tuo pane quotidiano sui mercati? Sì, ovviamente io uso la teoria di Arst, poi adattata da studi che ha fatto l'ingegnere Migliorino e io stesso, quindi sono le teorie cicliche, ce ne sono tre. Io uso principalmente quella di Arst, credo che è quella che sposa meglio soprattutto le strutture sotto l'anno di durata. Allora, io posso dire che vedo un po' più chiaro fino alle elezioni americane, cioè che non si va da nessuna parte, e questo è facile dirlo. E dopo, onestamente, non saprei cosa dire. Ci sono proprio due scenari opposti dove o inizia una correzione del mercato americano importante e partirà dal Nasdaq, soprattutto se vincerà Biden, e di conseguenza questa temporale arriva anche in Europa, ma mitigato. Se no si va in una fase sempre asfittica, non ci sarà rally natalizio, si sale e si scende senza direzionalità, e poi aspettiamo il temporale che potrebbe essere a febbraio-marzo dell'anno prossimo, perché febbraio-marzo sono, al di là che l'anno scorso c'è stato il minimo, sono proprio ciclicamente dei momenti di minimi importanti. Se voi andate a vedere, tanti minimi importanti degli indici azionari sono stati fatti in quella fase lì. Quindi ecco, fino alla fine anno mi aspetto o una fase tranquilla oppure una correzione subito dopo le elezioni se vince Biden. E se vince Trump è liquidità a manetta, perché nell'idea della Trump Economics è se il mercato azionario va bene, allora va bene per tutti. E sappiamo che non è così, però va bene. Se vince Trump, 1.800 miliardi vanno anche sui mercati finanziari, c'è niente a fare. Invece se vince Biden sicuramente ci saranno aiuti, ma aiuteranno i piccoli. Se andate a vedere il Russell 2000 e soprattutto l'S&P 600 è quello delle small cap, in questo momento la forza relativa dell'S&P 600 rispetto all'S&P 500, che sono le big cap, è favorevole, perché si pensa che vincerà Biden e si pensa che andrà a tassare i ricchi, o meglio, a prelevare un po' più di soldi dalle grandi società per aiutare le piccole aziende che sono in grave difficoltà, perché sennò, se non ci sono aiuti, da gennaio c'è una chiusura clamorosa di aziende in America, dove c'è la metodologia che se non sai nuotare affoghi, probabilmente ne potrebbero chiudere una quantità impressionante. In Europa, dove ci sono un po' più di sussidi, comunque ne chiuderebbero da gennaio, se non ci saranno aiuti, una quantità anche qua notevole. Ma ci saranno gli aiuti, perché non c'è alternativa. Diversamente poi la gente va in piazza e tutti i governi democratici soffrono quando la gente va in piazza perché ha fame dalla mattina alla sera, perché non ha il posto di lavoro, perché non ha reddito e così via. Quindi ci saranno sicuramente gli aiuti. Ripeto, più finanziari di Trump, più invece per aiutare i deboli, quelli che ne hanno meno possibilità se vincerà Biden. Quindi dipende molto da quello. Ecco perché non si va da nessuna parte per tutto questo mese. E quindi tutto quello, ecco perché quello che il mio trade può essere esattamente l'opposto di quello di Ciuffa, perché tanto in intraday può succedere tutto il contrario di tutto, in pochi giorni o nell'intraday. All'interno sempre ecco, una lateralità più ampia. Dicevo, quella che è in corso una settimana importante, se si va a vedere anche un time frame settimanale, è quasi un engulfing ribassista che si sta venendo a delineare, e soprattutto lo vediamo anche da qui, i massimi sia di questa ottava che di quella passata hanno rappresentato una sorta di pullback rispetto a questa trend line rialzista violata al ribasso, ma dicevi, e giustamente lo dicevi,
da un punto di vista giornaliero può succedere un po' di tutto, quindi anche strategia long contro una strategia short potrebbe vedere un successo di entrambe le strategie, perché poi dipende sempre dall'ampiezza del trade, dal livello di ingresso, da una serie rilevante di fattori. Andiamo a vedere le motivazioni che ti hanno portato a scegliere il long e quali sono i livelli. Sì, iniziamo prima con la struttura ciclica. Prima della struttura ciclica, dei grafici che dovrei averti mandato, dico che le opzioni dicono che a 19.000 c'è un forte supporto, ma me lo dicono in maniera ampia. Ovvero gli opzionisti che sbagliano, ma sbagliano una volta su 5, purtroppo quando sbagliano, sbagliano di brutto, vedi il rialzo dopo i minimi di marzo, hanno sbagliato, gli opzionisti non vedevano quel rialzo, non l'hanno visto per mesi. Tra cui il sottoscritto, ovviamente, mi metto tra i colpevoli, ma ragiono da opzionista. No, bisogna vedere l'altro, quello ciclico. Sì, allora E dammi un quindi secondo 19.000 vuol perché. dire. Vai, vai pure, Eugenio, intanto ti Ah, recupero la ok, slide 19.000 perché mi sa che è un l'abbiamo supporto persa. importante. Comunque è un supporto importante, 19.000, quindi ragioniamo su questo fatto qui, che il mercato degli opzionisti vede difficoltà a scendere molto sotto 19.000. Prima cosa importante. Seconda cosa importante, vediamo con gli occhi dei ciclisti. L'occhio del ciclista, e qui faccio finta di fare il guru, quindi non fidatevi, adesso faccio finta e sto recitando una parte. Come avevo detto ieri, e se andate a vedere i miei report, sul mercato che scendevo ho detto, entro le ore 14, secondo me fa un minimo e si recupera. Ed è c'è, nei miei report, dei miei abbonati, c'era scritto esattamente così. Scusatemi, ho sbagliato di 50 minuti. È successo alle 14.50 che ha trovato il minimo. Io sapevo questa cosa? No, ho solo dei modelli che mi aiutano a interpretare il mercato, ma io non so quando avrò ragione. So che due volte su tre avrò ragione e una volta su tre avrò torto. Quindi, se voglio pigliarvi in giro, vi dico come avevo detto ieri, ho individuato il minimo. No, io ho un modello che ha un più del 50% delle volte ha ragione. Ieri è stata una di quelle volte che ha avuto ragione. Anche in maniera molto precisa, ma io non lo so prima, non so dal punto di vista statistico le volte in cui avrò ragione e so quante volte avrò ragione, ma non so quali. Ecco, quindi scusate questa recita per non fidarvi di quelli che fanno queste cose. Quelli che fanno queste cose, ecco, io li metto in un'altra categoria, non sono trader, sono in una categoria degli attori, mi vorrebbe dire degli attori da circo, quelli che Io fanno che così. sai che non ho Detto peli sulla questo. lingua, ti dico il termine esatto, cazzari. Ecco, Ascoltami, o pagliacci, o esatto, sono ascoltami completamente Eugenio, d'accordo. questa Quindi fidatevi mattina, da quelli. ho una comunicazione di servizio per te, hai mandato due volte lo stesso grafico, quindi non abbiamo il grafico Ah, in cui si cavolo. vede il ciclo, ecco perché non si riusciva a vedere in onda. Però, Allora non ti chiedo scusa, me lo preoccupare. descrivo, me lo descrivo. Sì, dai. E se fai vedere l'altro grafico, ve lo racconto lì. Dai, Nell'altro sì. grafico, quello dove ci sono i livelli. Dove è messo il livello del volume profile. Ecco, se guardiamo questo grafico, così lo prendo È anch'io, una double distribution praticamente il questa. ciclo era partito. Scusa? È una double Sì. distribution questa da un punto di vista volumetrico. Sì, esatto, mi serve per i livelli, però si capisce anche la parte ciclica. Sostanzialmente a sinistra abbiamo il 2 di ottobre, lì è partita una nuova fase ciclica settimanale. Questa fase in genere dura più vicino ai 7 giorni, 8 giorni. Perché io mi aspettavo un minimo, non un minimo a 18.900, figurati, perché poi si pensa anche che si possa, cioè la gente si aspetta che c'è qualcuno che sa i tempi e i prezzi. Ecco, scordatevelo, non esiste nessuno che sa i tempi e i prezzi, non lo sanno, sanno solo che ci possono essere più probabilità da una parte o dall'altra e definiscono alcuni prezzi. Ora, io mi aspettavo che ieri potesse ancora scendere un pochettino, non mi aspettavo che scendesse fino a 18.900, ma doveva chiudere una struttura ciclica. Ci stava. La struttura ciclica è durata poco più di 9 giorni, siamo assolutamente tra il minimo del 2 di ottobre e il minimo delle 14.50 del 15 di ottobre, sono circa 9 giorni e qualche ora. E siamo assolutamente nell'ambito delle strutture cicliche settimanali. Non mi aspettavo quella forza, però che ci si potesse avvicinare a 19.200-19.100 ci stava. È arrivato a 18.900, è scaduto un tempo ciclico, lì ha trovato un'area di supporto.
supporto, anche gli opzionisti me lo dicevano che intorno a 19.000, qui arrivato a 18.009, poteva trovare un'area di supporto, e adesso sta rimbalzando. Quando io vi ho mandato questo, e vedete che stava correggendo e stava intorno a 19.015, adesso credo siamo intorno a 19.050, io vedevo ancora una struttura long. La struttura long perché? Perché sul minimo di ieri per me è partito un nuovo ciclo settimanale. Cosa vuol dire? Vuol dire che per circa 2-3 giorni può moderatamente salire. E fin dove salire? Vi ho messo i livelli di Fibonacci, ci sono i livelli volumetrici, ho un livello di Fibonacci a 19.003 il 50%, 19.004 il 61,8%, più o meno lì ci sono anche i livelli volumetrici, quindi come idea, ovviamente, io non so dove arriveranno i prezzi, però come idea, sapendo che l'analisi volumetrica è un modo per, è un punto di supporto e resistenza che attivano i prezzi, i livelli di Fibonacci sono visti da tante persone, quindi si autoconfermano e quindi possono essere valori che attivano i prezzi, diciamo che oggi, e aggiungo anche lunedì, se, come mi aspetto, c'è un po' di rimbalzo, quelli sono degli attrattori, sono dei livelli attrattori. Dal punto di vista del ciclo più breve, sul minimo di ieri, 14,50, è anche partito un ciclo giornaliero. Un ciclo giornaliero che dura mediamente quanto è aperto il mercato in un giorno, cioè circa 14 ore. Quindi mi aspetto che possa concludersi alle 15, 15.30, 16 di oggi questo ciclo, ma quello che mi aspetto è che fino alle 12-13 rimanga moderatamente rialzista. In quel grafico che non vi ho mandato si vedeva proprio la solita sinusoide che vi faccio vedere, in cui si vedeva chiaramente che fino alle 12-13 questa struttura può rimanere ampiamente rialzista, ma può anche durare di più, i miei sono modelli, può durare di più, può durare di meno, in base ai miei modelli è più probabile che duri fino alle 12-13 o anche di più. Quindi c'è tempo fino a quell'ora per una struttura long. Ora dobbiamo trovare un punto d'ingresso. Non prendo il breakout sarebbe stato sopra 19.170, prendo dei livelli volumetrici, che è la linea orizzontale lì al centro, quella tratto punto, che è 19.150. Sopra 19.150 c'è un buco volumetrico che è una specie di risucchio. Ci vorrebbe Fabio Michettoni, che è un stra esperto di analisi volumetrica, ce lo spiegherebbe meglio. Tra l'altro disegnerà proprio lui, quest'anno gli ho chiesto di fare la docenza al Master Seat, così spiega ai ragazzi molto bene la teoria dei volumi. Quindi c'è questo vuoto che può risucchiare i prezzi verso 19.003. 19.003 potrebbe essere anche sopra, ma io mi accontento che arrivi 19.003, dove a 19.003 c'è un livello di Fibonacci che è il 50% di tutto il ribasso precedente e più o meno poi poco sopra iniziano anche i volumi. Quindi ingresso 19.150. Profita 19.003, senza stop loss però non si va da nessuna parte. Dove l'ho messo lo stop loss? 18.009, ma figuriamo 18.009 è troppo basso, non andava malissimo in termini di rischio e remunerazione. Dove l'ho posizionato? Vedete, l'ho posizionato proprio sul picco volumetrico, che è la linea tratteggiata in basso, che è 19.050. Lì ho messo, perché se viene superato quel picco volumetrico, allora il mercato potrebbe accelerare prima verso 19.000 e poi addirittura verso 18.009, sconfessando la mia teoria ciclica, perché la teoria ciclica è probabilistica, quindi potrebbe assolutamente essere sconfessata dai prezzi che fanno altro, cioè dalla volontà degli operatori, dal sentimento degli operatori, che è diverso dalla mia lettura. E quindi a 19.050 io fisso il mio stop. Direi che è un trade onesto, perché sono 100 punti, 100 punti di stop, scusate, non mi ricordo se ho messo 19.040, perdonatemi, sono 110 di stop loss e 150 di profit, quindi ho un rischio e remunerazione a favore, a me non interessa che sia il doppio la remunerazione del rischio, no, a me interessa avere le probabilità a favore e vediamo se va bene. Comunque, ecco, l'intonazione per me è moderatamente rialzista almeno fino alle ore 13, potrebbe anche durare un po' di più. Poi mi aspetto che possa trovare un minimo tra le 15 e le 16, apre l'America e si potrebbe poi avere ancora poi un'intonazione nuovamente rialzista. Quindi c'è tempo anche eventualmente sul ciclo successivo, cioè il ciclo giornaliero che mi aspetto che parta dopo tra le 15 e le 16, di eventualmente portarmi a profitto in questa strategia e portare punti alla mia squadra. Ecco, come sempre Eugenio ci regali degli spunti che le persone a casa secondo me devono seguire, perché hanno una valenza educational molto importante. Il trading innanzitutto non è magia, il trading non è tirare una monetina,
Il trading non è avere certezze. I trader più bravi, lo dico spesso, sono i trader che dicono: io a questo livello compro, se mi rompe questo livello da compratore divento venditore. Flessibilità mentale. Ma tutto ruota a un concetto. Visto che non vi è certezza, chi vi regala certezze è quanto dicevo prima e non ripeto, è statistica ed è probabilità, giocare con le probabilità a proprio favore, che non vuol dire avere la certezza di fare bene, ma avere più possibilità che l'operazione che viene impostata vada a target rispetto a quello che è l'obiettivo. E soprattutto, altra cosa, vi è un concetto fondamentale che è lo stop e il rischio rendimento. Non vi è una legge univoca, ognuno ha, in base alla sua propensione al rischio, alle sue strategie, anche le probabilità, e torniamo a questa parola, di successo, la volontà di fare, non so, il rischio 1-1. C'è anche chi rischia 1 e incassa meno di 1-2, 1-3. Non vi è una regola standard, però la cosa importante è sempre avere la consapevolezza che si basa sulla probabilità. Eugenio, io ti ringrazio. Peraltro parlavi di insegnamenti, di quello che è un nostro componente della squadra gialla, Fabio Michettoni, che abbiamo avuto con noi proprio nel bravissimo corso di questa settimana. E dicevi insegnante di cosa? Del Master SEAT, che ha preso il via proprio da poche settimane, quindi insomma è sempre... Sì. Un'ottima cosa, perché sappiamo sono dei professionisti di livello assoluto quelli che partecipano e mettono a disposizione le loro conoscenze per SEAT, e soprattutto gettano le basi per avere una maggior consapevolezza per andare a operare sul mercato. Certo, tra l'altro questo sabato, parlando di professionisti di alto livello, sull'analisi algoritmica, quindi quella legata principalmente agli indicatori oscillatori, la tiene Gabriele Bellelli, che chiaramente è un'autorità indiscussa sull'analisi, sugli indicatori oscillatori in particolare, ma sull'analisi tecnica in genere, ed è anche un bravissimo formatore, perché è piacevolissimo da seguire, e quindi terrà lui oggi, terrà lui sabato la lezione ai ragazzi che si sono iscritti al Master SEAT, al 30° Master SEAT. Prima o poi accederete anche un povero conduttore televisivo all'interno di SEAT. Cosa? Prima o poi accetterete anche un povero conduttore televisivo all'interno dei soci SEAT. Eh beh, noi certo, ti aspettiamo. Ciao Eugenio, buona giornata e buon fine settimana. Ciao Riccardo, buona giornata a tutti. Allora, andiamo a fare il punto di quelle che sono le due strategie in gara. Quest'oggi abbiamo sentito squadra azzurra rappresentata da Ciuffa, che ha un'operazione short sul nostro FTSE MIB, livello d'ingresso 19.050 punti, stop loss a 19.207 e target a 18.850. Sul fronte opposto, squadra gialla, che con Eugenio Sartorelli abbiamo sentito proporre una strategia che invece è long, sempre sul nostro FTSE MIB, in questo caso si attiverebbe a 19.150, stop loss a 19.040 e target a 19.300. Peraltro notate come siano due strategie opposte, ma con dei livelli che hanno una connessione, se ne proprio andiamo a vedere quelli che sono stop e target. Per quanto riguarda le strategie operative, avete visto quest'oggi che erano indicati dei codici ISIN, che avevano dei certificati, che rappresentano dei certificati con una leva finanziaria di 7. Questo perché? Perché se andate su certificati.fontobel.com, all'interno della sezione prodotti, degli strumenti messi a disposizione degli investitori e dei trader italiani dall'emittente svizzera, vedete che avete la possibilità di scegliere fra quelli che sono i cover warrant, i turbo certificate, i leva fissa certificate, e quest'oggi abbiamo scelto proprio delle soluzioni che fanno riferimento ai certificati a leva fissa, che sono i certificati che permettono di andare a moltiplicare al rialzo o al ribasso quelli che sono i movimenti del sottostante selezionato secondo una leva che, come dice la parola, è fissa, e soprattutto viene rimodulata, viene fatto un restriking quotidianamente, quindi ogni giorno
viene fissato il nuovo livello a cui si parte e si va a moltiplicare quello che è la performance del sottostante. Proprio fra i certificati a leva fissa vediamo che potete scegliere fra diverse categorie, siano appunto azioni italiane estere, piuttosto che indici azionari di borsa, materie prime, metalli preziosi e anche il Bund tedesco. Ecco, andiamo qua proprio a vedere tutte le diverse alternative, con, se pensiamo alla borsa americana, Alphabet, Amazon, Apple, ma guardando anche alla Cina, quella Alibaba, piuttosto che Baidu, oppure le europee BMW, ma insomma fra tutti questi facciamo così, selezioniamo per esempio indici azionari, visto che oggi tutte e due le squadre hanno in gara una strategia che ha come sottostante un indice borsa, e vedete, potete optare fra alcuni dei principali indici di borsa a livello internazionale. Sul fronte europeo abbiamo 40 strumenti sul DAX, ma sempre rimanendo nel vecchio continente avete anche la possibilità di operare sull'Eurostox 50, sull'Eurostox Banks, sul FTSE 100, sul nostro FTSE MIB e anche sullo Stoxx Europe 600, senza tralasciare gli indici USA come l'S&P 500, il Nasdaq e il Dow Jones, o quelli giapponesi come il Nikkei 225. Ma andiamo a vedere le soluzioni dedicate al nostro FTSE MIB. Sono 34 gli strumenti long e short, con delle leve che si adattano anche al vostro livello di rischio. Infatti vedete che la leva massima è pari a 7, ma poi si può scendere 6, 5, 4, insomma potete scoprire tutti i dettagli su certificati.fontobel.com. Chiudiamo qui la prima parte di questa trasmissione. Oggi siamo davvero molto lunghi, ma parlando di trading lo abbiamo fatto la scorsa settimana, di annunciare la ripresa di ETCAP. Il countdown è ormai veramente prossimo ad arrivare a scoccare, infatti parte lunedì la nuova competizione organizzata da Ascanio Strinati, che andiamo a salutare. Ascanio, ciao, buongiorno. Ciao Riccardo, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi telespettatori, ai tuoi ospiti. Allora, sì, stiamo in partenza. Siamo veramente ultime ore, qua ultimi aggiustamenti e poi nastro di partenza, via. E poi si parte, tocca soltanto guadagnare sul mercato, perché sennò poi si fa poco. Quindi. Allora, guarda, sì, partiamo il 19, le iscrizioni si possono ancora fare fino al 6 di novembre, ma ovviamente chi prima parte ha un vantaggio in termini di non solo giorni per fare performance, ma anche, come ha dimostrato l'esperienza di questi anni, eventualmente correggere errori iniziali, perché è uno dei problemi che ci possono essere. Ancora una volta permettetemi di ringraziare Vontobel e Directa, che sono gli sponsor, uno che ci fornisce gli strumenti, l'altro che ci fornisce le piattaforme per operare, e permettetemi, visto che c'è in trasmissione con noi Eugenio Sartorelli, di ringraziare la SIAT. Quest'anno cercheremo di far lavorare molto di più Eugenio, che sarà molto contento di saperlo, per un'analisi un po' più puntuale e più, così, più frequente dell'operatività dei partecipanti. Quest'anno è stata un'edizione dura da organizzare, molto complicata, non siamo certo gli unici ad aver avuto problemi e quindi è inutile lamentarsene. Semplicemente, soprattutto visto che il tempo è veramente poco, un'unica nota di colore, direi che il podio della scorsa edizione dovrebbe essere in gara, adesso almeno ho visto le registrazioni, adesso vediamo se poi parteciperanno e saranno attivi, però direi che la garanzia di qualità rispetto al podio dell'anno scorso dovrebbe essere garantita. Più che dire in bocca al lupo a tutti e coraggio, non saprei cos'altro aggiungere. Ecco. Non si può aggiungere qualcosa se non che hai scelto un periodo perfetto, perché tra tutte le difficoltà di questo 2020 direi che l'humus dei mercati è davvero a favore dei trader per il periodo di competizione. Abbiamo visto in questi giorni indicazioni contrastanti, temi importanti non mancano, e sappiamo che la volatilità è indubbiamente un elemento di nervosismo, di difficoltà, anche di interpretazione dei mercati, ma è il sale del trading, è rischio, ma al tempo stesso opportunità. Quindi direi che
i trader che saranno in gara, e li citavi alcuni dei protagonisti delle passate edizioni, anche delle, dell'ultima, ma insomma avremo tra i protagonisti di questa IT Cup anche alcuni dei trader che gli amici di InvestTV hanno imparato a conoscere nel corso di questa trasmissione. Penso per esempio, facendo nomi e cognomi, a Tonicioli Puviani, che ha già confermato la sua partecipazione, o, guardando la squadra azzurra, Nicola Para. Sì, Nicola deve ancora, quando vorrà farlo, si iscriverà, però sì, voglio dire, il legame con InvestTV non viene dall'anno scorso, è stato abbondantemente consolidato, dimostrato non solo comunicativamente ma anche operativamente. La cosa non può che farci piacere, ovviamente, e che dire, tanto più ne venga, anche perché, voglio dire, la caratteristica, una delle caratteristiche principali del campionato è questa nostra voglia di essere utili anche a chi osserva, e questo connubio con InvestTV sicuramente va in questo ordine di operatività. Ma credo di avere qualche problema di latenza di connessione, perché ogni tanto mi vedo scomparire, quindi chiedo scusa. Guarda, noi ti vediamo e ti abbiamo sempre avuto in collegamento normalmente, quindi ti rassicuro più che altro, insomma, che è tutto a posto. Quella che parte lunedì è la 21ª edizione di IT Cup. Se andiamo a vedere il sito, ricordo anche l'indirizzo, l'URL itcup.it, ecco che vi è la possibilità di in pochissimi secondi di andare a iscriversi al campionato. Basta compilare davvero pochi campi, poi anche con Directa, che, come ricordava Ascanio, è il partner dal punto di vista dei broker per questa edizione 2020 di IT Cup, il processo per mettersi ai nastri di partenza e sfidare quelli che sono i migliori trader in Italia, ecco, è davvero molto molto veloce, perché, ecco Ascanio, la peculiarità da sempre di IT Cup è quella di vedere a sfidarsi sì i trader professionisti, che quindi operano quotidianamente sui mercati, ma anche mette a disposizione, per appunto, ai trader part time, oppure che comunque hanno iniziato da poco questa attività, di vedere a che livello sono arrivati. E alcuni di questi, penso anche al buon Luca Padovan, che fa parte sempre della squadra gialla e che ha primeggiato nelle prime posizioni di IT Cup l'anno scorso, ecco che sono riusciti assolutamente a mettersi in evidenza. Sì, ma infatti, cosa succede facilmente? Che se in un mercato facile guadagnano tutti, in un mercato difficile perdono tutti. Quindi, come posso dire, l'impressione che il trader, l'investitore, l'operatore potrebbe avere falsa, e che sia lui a stare operando male. Viceversa, durante il campionato, che ha il privilegio di essere un campionato con soldi veri, quindi una cosa vera, ti metti direttamente in riferimento con altre persone. Quindi in realtà di fatto è una specie di, chiamiamolo benchmark per volare alti. Però sì, il concetto è quello lì. Ho un riferimento molto chiaro che vale sia per i neofiti, che si possono rendere conto, voglio dire, di tutte le questioni. Non dimentichiamo che un trader che io stimo personalmente, professionalmente, ad altissimi livelli, come Tonicioli Puviani, l'anno scorso, nella seconda edizione, ha preso un problema, un inghippo, e tranquillamente ha detto: ragazzi, i trader fanno così, cioè si può anche perdere. Cioè, le certezze non fanno parte del mondo del trading. Quindi un vero trader, uno bravo, sa riconoscere anche quando prende la batosta. E questo mettersi in gioco di trader anche molto quotati, come quelli citati, cioè, voglio dire, è una cosa importante, è cosa che ci dà molto lustro, e non solo dà lustro all'organizzazione, ma dà anche elementi di valorizzazione ed elementi di comparazione, e quindi di didattica di fatto, a tutti quelli che si vogliono o confrontare o seguire. Io credo che questi siano elementi molto importanti, che non dipendono dalla capacità dell'organizzazione, ma dalla generosità di chi partecipa, evidentemente. Ecco, peraltro, IT Cup, che in tutti questi anni è sempre stata
capace di scovare i trader migliori in Italia. Da questo contest sono passati davvero tanti top trader che poi nel corso degli anni sono affermati. Penso a Fernando Di Fazio, che è un trader bravissimo, ma veramente bravo, 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 bravo sul fronte azionario, senza tralasciare, non so, il Marco Tosoni, piuttosto che Anna Resti Bontoi, che anche in questo caso gli amici di InvestTV hanno conosciuto. Qui vediamo alcune edizioni degli anni passati che appunto riportano i nomi di chi ha primeggiato, quella Luigi Piva, che anche l'anno scorso è stato tra i protagonisti, o guardando sulla fronte femminile anche quella Luana Velardo, che insomma, tornando indietro a qualche anche top of the top, che era l'evento conclusivo di ITCAP, insomma, ha brillato. Dunque, lo ricordo ancora una volta, itcap.it, il sito a cui fare riferimento sia per iscriversi sia per rimanere aggiornati sulle diverse performance che verranno maturate in settimana. Ovviamente noi di InvestTV seguiremo con una cadenza settimanale l'andamento del contest. Ascanio, un abbraccio e soprattutto in bocca al lupo per questa nuova avventura con ITCAP. In bocca al lupo a tutti noi, una buona giornata a tutti voi e un buon fine settimana. Allora, andiamo ora a collegarci con Francoforte. Abbiamo con noi Francesca Fossatelli. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao Riccardo, buongiorno a tutti. Allora, con te vorrei trattare degli argomenti che vanno al di là del trading stretto, nel senso che abbiamo sentito finora quelle che sono strategie in gara quest'oggi con InvestTV. Abbiamo ricordato che lunedì parte la 21ª edizione di ITCAP e che Fontobel sarà fra i partner strategici del contest più importante e più storico in Italia. Ma ecco, lo sappiamo, Fontobel propone anche delle soluzioni di investimento che vanno una minore esposizione al rischio rispetto a quello che sono invece i certificati a leva. E vorrei sfruttare la tua presenza per parlare di due tematiche molto importanti. Questa settimana abbiamo visto il blocco di quello che è la sperimentazione del vaccino da parte di Johnson & Johnson. Abbiamo avuto altre case farmaceutiche che hanno interrotto sia questa settimana che nelle ultime il loro processo di sviluppo dei trattamenti, anche penso a Eli Lilly. Però indubbiamente il mercato è molto attirato e focalizzato su quella che sarà la possibilità di riuscire a trovare un farmaco capace di debellare l'attuale pandemia. Da questo punto di vista, voi che siete sempre, permettimi il termine, sul pezzo, sui temi caldi, avete di recente portato sul mercato proprio uno strumento che per le sue caratteristiche permette di prendere posizione su questa tematica, ma proprio di andare anche a smussare un po' il rischio di investimento tipico di un investimento azionario su una singola storia azionaria. Sto parlando per l'appunto di un Memory Cash Collect, che, come dice il nome, ha già l'opzione memoria, quindi è già quello un elemento di minor rischio, ma su società quali Gilead, Moderna, due delle più tradate e attenzionate dai trader internazionali, e Intuitive Surgical. Ecco, vorrei chiederti se ci puoi ricordare innanzitutto l'ISIN, ma poi le caratteristiche peculiari di questo strumento. Sì, assolutamente. È partito appunto questo nuovo certificato sempre sul tema pharma e biotech, perché Intuitive Surgical si occupa più del settore delle biotecnologie e è diciamo un prodotto alternativo rispetto a un prodotto che era partito due settimane fa, che è cresciuto abbastanza velocemente e che è stato molto tradato e molto apprezzato dagli investitori. È un prodotto che ha barriera capitale a scadenza del 50% e ha una barriera premio della tipologia step down, che quindi parte dal 70% nella data successiva al 60% e poi al 50%. Il prodotto ha date di valutazione semestrali e scade
tra 18 mesi, in particolare il 13 aprile del 2022. Il premio semestrale con effetto memoria è di 10 euro, quindi un 20% annuo, quindi comunque un rendimento effettivamente molto elevato. Il prezzo attuale, che lo rende ancora più interessante, è pari a 96,80 euro, quindi abbiamo un extra rendimento sul capitale di circa il 3,3% e un rendimento dal premio che non è più di 10 euro come l'emissione, ma un 10,33, quindi un 20,66 annualizzato. Prossima data di valutazione tra circa 6 mesi, quindi il 15 aprile 2021. Se tutti e tre i sottostanti sono superiori o pari alla barriera autocall al 100%, il certificato scade anticipatamente e ci paga 110 euro, lo compriamo oggi a 96,80. Altrimenti, se tutti e tre sono superiori o pari alla barriera premio, che in questo caso è pari al 70% per la prima data di valutazione, il certificate ci paga il premio di 10 euro. Alla successiva data di valutazione la barriera va al 60 e poi al 50 e presenta l'effetto memoria, quindi nel peggiore dei casi, se i sottostanti dovessero iniziare a scendermi più della barriera premio, in quel caso noi arriviamo a scadenza. Se tutti i sottostanti sono superiori a questo 50%, ci vengono pagati tutti i premi non pagati nelle date di valutazioni antecedenti, e questa è anche, diciamo, l'ottimizzazione data dalla barriera step down. È un prodotto che, come Francesca, una dicevamo, considerazione. sì. Guardando proprio la data di scadenza di questo certificato Memory Cash Collect, che ricordo il codice ISIN è DE000VP9AWU8, ecco che salta all'attenzione proprio la prossima data di valutazione. Quel 15 aprile 2021, che se andiamo a inquadrare questa tematica nello sviluppo sia della pandemia a livello internazionale, sia di quanto i diversi governi stanno indicando su il ritrovamento e la possibilità di iniziare a commercializzare i primi vaccini o comunque le prime soluzioni capaci di immunizzare il virus, ecco che sembra proprio un timing perfetto, perché questi titoli, qualora riuscissero a trovare una soluzione efficace a commercializzarla, sarebbero presumibilmente da qui ad allora dei titoli molto attraenti per gli investitori, e quindi ecco che la possibilità di scadere anticipatamente aumenta. Così come evidentemente è molto interessante, un rendimento che è superiore ai 10 punti percentuali a livello semestrale, lo ricordo, grazie a un prezzo di emissione che è attualmente sotto la pari, ma che appunto, se andiamo a ragionare in un'ottica annuale, supera e va quasi a sfiorare il 21% di rendimento, che è lordo, ma però insomma è un rendimento di tutto rispetto. Assolutamente, infatti, diciamo, l'idea rispetto al prodotto precedente, che era stato lanciato in una fase di alta volatilità dei sottostanti e che ha visto un abbassamento di tale volatilità e quindi un rialzo delle quotazioni, che era lanciato con l'obiettivo del recupero minus, e infatti, diciamo, ha fatto circa un 8% in poche settimane. In questo caso l'obiettivo invece è più di lungo periodo, per questo abbiamo lanciato questo prodotto con date di valutazione semestrale. Proprio perché la data di valutazione semestrale, diciamo, ricade ad aprile e anche per questo la barriera è della tipologia step down ed è la struttura, diciamo, è stata ottimizzata anche attraverso questa tipologia di barriera. Ecco, barriera, si intende barriera evidentemente premio, perché poi qualora invece non vi fosse la possibilità di scadere anticipatamente già dal prossimo 15 aprile 2021 il certificato arrivasse a scadenza, la scadenza è fissata per il 13 aprile 2022, ecco che la barriera finale è proprio al 50% dello striking fatto in emissione. Però ecco Francesca, tra i temi che abbiamo affrontato nella puntata di oggi, vi era anche quella Foxconn, che ha realizzato un accordo quest'oggi con FCA sul fronte delle auto elettriche, ed è un tema molto caldo, sia in America che in Europa, che in Asia, con la Cina in testa. Avete collocato alcuni certificati che hanno come sottostante proprio Tesla. In questo 2020, negli ultimi mesi, anche qui abbiamo una soluzione che, se
strizza l'occhio agli investitori sia sul fronte dell'immunizzazione degli investimenti, così come l'altro certificato che abbiamo visto da un punto di vista valutario, perché abbiamo visto l'altro certificato aveva tutte società quotate in dollari, così come questo su Tesla che sto guardando io, e però sappiamo che i certificati non espongono al rischio cambio gli investitori ed è già una bellissima cosa, ma soprattutto quando si tratta di titoli che brillano particolarmente in alcune fasi di mercato in borsa, vi è sempre dietro l'angolo il rischio che, così come i rialzi sono stati portentosi, anche i ritracciamenti siano molto importanti. Ecco dunque che questo certificato, e sto facendo riferimento, magari adesso riusciamo anche a vederlo in onda, a un Memory Cash Collect su Tesla, codice ISIN DE000VP9D. 143, ecco, ha una barriera posta al 50%. Corretto, e, diciamo, abbiamo visto proprio negli ultimi mesi diverse soluzioni su Tesla. Il prodotto, quello che abbiamo lanciato poi prima della pubblicazione delle trimestrali, è andato in autocall dopo il primo trimestre. C'è un altro prodotto, anche questo effettivamente l'abbiamo lanciato in un momento di forte volatilità di Tesla, quindi ha beneficiato anche di un abbassamento di questa volatilità e quindi è sopra la pari. E quindi abbiamo lanciato un nuovo strumento con premio semestrale con effetto memoria, scadenza a 2 anni, barriera capitale e barriera premio al 50%, barriera autocall al 100%. Il premio semestrale con effetto memoria è di 6,25 euro, quindi un 12,50 annualizzato. La prossima data di valutazione è il 19 aprile del 2021. Se Tesla dovesse essere superiore o pari a 447,19 dollari, il certificato ci scade anticipatamente e ci paga 106,25. Se invece fosse solo superiore o pari alla barriera premio 223,60 dollari, ci paga 6,25 euro e va alla prossima data di valutazione. Abbiamo un massimo di date di valutazione, di 4 date di valutazione, perché è un prodotto a 2 anni. Anche qui un prodotto, diciamo, che va a beneficiare di un eventuale rialzo, o comunque di, anche se Tesla dovesse scendere, l'importante è che non ci scenderà entro scadenza oltre i 223,60 dollari. Ecco che nonostante peraltro lo split azionario degli ultimi mesi rappresenta un valore, diciamo un bel cuscinetto che permetterebbe anche alla società guidata di Elon Musk eventualmente di perdere gran parte del suo valore di borsa senza avere delle ripercussioni negative per coloro che detengono questo certificato. Direi che è uno strumento adatto per quegli investitori che hanno una visione positiva sul settore auto, in particolar modo le auto elettriche, che magari hanno perso la corsa a Wall Street di Tesla, che però insomma non vogliono perdere l'occasione di trarre giovamento da quella che è una rivoluzione in atto molto importante. Anche a questo scopo un altro prodotto proprio sulle auto elettriche, il Tesla NIO, che anche qui è molto alto, quindi probabilmente ne rilanceremo anche un altro nuovo molto simile. E tutti questi prodotti puntano sempre a, diciamo, dei cambiamenti di volatilità, quindi cerchiamo di lanciarli quando la volatilità è alta, così da bloccare il rendimento. Quando la volatilità poi va ad abbassarsi, in questo caso si alza immediatamente il prezzo del prodotto. Qui abbiamo avuto due congiunture proprio sul NIO Tesla, quindi un aumento delle quotazioni sia di NIO che di Tesla, oltre che un abbassamento di volatilità, quindi il prodotto è andato molto velocemente a 108 euro in acquisto. Ne abbiamo parlato proprio, mi sembra, settimana scorsa o 2 settimane fa, era a 100 e di fatto avremo un rendimento all'incirca del 7% in un paio di settimane. Non male, anche perché abbiamo visto non è che le borse abbiano brillato in queste ultime 2 settimane, mettendo a segno un rialzo del 7%. Francesca, ti ringrazio, è stato un piacere averti con noi. Grazie mille Riccardo, buona giornata e buon trading a tutti.
Buona giornata e buon trading anche da parte mia a tutti voi. Vi ricordo su certificati.fontobel.com potete trovare sia gli strumenti adatti alle vostre strategie di trading che quelli che hanno una declinazione invece di investimento, come i certificati che abbiamo appena visto, Investment Certificates, come tipologia, in particolar modo Cash Collect. Vi do appuntamento a lunedì mattina, infatti InvestV torna come di consueto alle ore 10 in diretta streaming, come sempre sul canale YouTube di Fontobel Certificati. Buona giornata e buon trading a tutti voi!